Ciao bambini! Oggi vi parlerò di Harry Potter, anzi, della mamma di Harry Potter, cioè di colei che lo ha creato, Joanne Rowling. Joanne è nata in Inghilterra il 31 luglio 1965. Già da bambina era dotata di un'incredibile fantasia, infatti era solita inventare storie e disegnarne personaggi. Pensate che a soli 6 anni, per intrattenere i suoi familiari, scrisse la sua prima storia. Parlava di Rabbit, un coniglio col morbillo. Joan, con la sua sorellina e il suo amichetto Ian Potter, giocavano a fare i maghi e lei indossava sempre un vestito larghissimo ed un grandissimo cappello da maga. A scuola, le sue materie preferite erano ovviamente la letteratura, ma anche le lingue in generale. Joanne, infatti, avrebbe voluto frequentare un'università che le permettesse di diventare scrittrice, ma, consigliata dai genitori, optò per una laurea in lingue. Dopo l'università, si trasferì a Londra, dove iniziò a lavorare per Amnesty International come ricercatrice e segretaria bilingue. Ma si rese subito conto che questo lavoro non faceva per lei. Infatti, si ritrovava sempre con la testa fra le nuvole a pensare ai personaggi delle sue storie che prendevano vita sotto i suoi occhi. Fu proprio in questo periodo che iniziò a scrivere il primo libro di Harry Potter. Con il passare dei mesi, capì che lavorare come segretaria non faceva per lei. Così si licenziò e si trasferì in Portogallo, dove ottenne un posto come insegnante di inglese, anche se continuava sempre a sognare di fare la scrittrice. In Portogallo sposò un giornalista televisivo, ma le cose tra loro non andarono bene. Così, dopo la nascita della piccola Jessica, Joanne lasciò il marito e raggiunse sua sorella ad Edimburgo. Per Joanne questo fu un periodo molto duro, infatti, senza un lavoro, riuscì ad andare avanti solo grazie ai sussidi statali, cioè piccoli importi settimanali che le permettevano a malapena di sfamare lei e la piccola Jessica. Disperata e senza un lavoro, si buttò a capofitto sulla sua storia, terminando finalmente il primo libro di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale. A questo punto però bisognava trovare un agente, ma in quel periodo non era facile come oggi che tramite delle mail si può contattare tutto il mondo. Joanna infatti dovette stampare diverse copie del suo manoscritto per inviarlo a diversi agenti tramite la posta. Ma nessuno era interessato a libri per bambini. Finalmente un giorno un agente la chiamò, dicendole che il libro gli piaceva e che avrebbe cercato un editore per pubblicarlo. Ma anche trovare un editore fu molto difficile, finché una piccola e sconosciuta casa editrice accettò di pubblicarle il libro. Però a Joanne fu chiesto di cambiare nome, perché i ragazzini non avrebbero mai letto un libro scritto da una donna. Così Joanne iniziò a firmarsi J.K. Rowling, dove J stava per Joanne e K per Kathleen, il nome di sua nonna. Inizialmente furono pubblicate solo 5.000 copie, ma il libro piacque così tanto a bambini e adulti che in seguito Harry Potter fu pubblicato in tutto il mondo e ne hanno fatto anche dei film. In soli 3 anni Joanne, da persona povera, è diventata tra le donne più ricche della Gran Bretagna. Negli anni Joanne ha fondato diverse associazioni che si occupano di genitori e bambini in difficoltà e della ricerca sulla sclerosi multipla. Joanne, nonostante le mille difficoltà, non si è mai arresa. E quando qualcuno le diceva: "Nessuno fa soldi scrivendo libri per bambini", lei rispondeva: "Il mio sogno non è quello di diventare ricca, ma di fare la scrittrice". Ciao bambini, a presto!